Buongiorno, benvenuti a nuova sessione di Chair Yoga. Questa è sempre Facebook Live. Sono consapevole che tante persone le guardano dopo. I'm quite aware that lots of people watch this video afterwards. But we start anyway. So, good morning! Hello! Siamo dentro di nuovo oggi. We're inside again today because it's 5 degrees outside, and even if there's the sun, it's a bit cold. Fanno 5 gradi fuori, e anche se c'è il sole, fa un po' freschino. Quindi ho detto, facciamolo dentro di nuovo. Poi, magari quando è 7-8 gradi c'è il sole, possiamo farlo fuori. 5 mi sembra un po' esagerato. 5 degrees is a bit too cold, eh? Perhaps when it's like 7 or 8 degrees outside, then we'll do it again outside in this beautiful nature. As it changes, come cambia. Allora, andiamo dunque, lavoriamo subito. Come state? So how are you everybody? How do you feel? You feel like you need to move? Feel you need to breathe? Feel a bit you need some clarity in the mind? Cioè, come vi sentite? Sentite che avete bisogno di respirare, di muovere? Un po' come dire, di trovare un po' di chiarezza mentale? Questo è un buon punto, eh? La chiarezza mentale, tante volte è proprio quanto più siamo nel corpo possibile. So, mental clarity is often the more we're really in our bodies, the clearer our minds are. Questo ce n'è di più, eh? There's obviously a lot more to say about this than just this, but I've continued laughing this week. Ho continuato a ridere questa settimana. Bello, sono molto contento. I'm very happy to be laughing again this week. So we're gonna do let's just move a bit of second. A bit of free movement. Facciamo un po' di movimenti un po' liberi per sentire quello che avete bisogno di fare stamattina. Just feeling what you need to do this morning, just checking in to all the different parts of your body. Facciamo un piccolo giro di controllo di come sta tutto il corpo. Ah, qui è un po' così, ah, qui sta bene. So just checking out everything, feeling where we're a bit tight or a bit loose, getting to know our bodies better, how they are in the morning. Is our jaw relaxed? It could be more relaxed. Se la mascella è rilassata. I due punti che accumuliamo più tensioni in assoluto è la mascella e le spalle, quindi queste rilassati, rilassati. So the two biggest areas where we really hold on to tension is our jaw and our shoulders. So if we consciously just let them go, almost like let's pretend we're deflating. Facciamo che sgonfiamo col dito, cioè gonfiamolo prima. So inflate the other shoulder and again, sometimes you need to play with these things, it's for the imagination as well. Giochiamo un po' queste cose, per l'immaginazione fa bene, quindi di nuovo. Ah, and it should already feel much better. Let's do our jaw. Facciamo anche la mascella. Bene. Allora, facciamo qualche movimento per le spalle prima e poi andiamo sul respiro. So, let's just move our shoulders a little bit and then we're going to work on our breath. So, this is really like, don't hurt yourselves, non fare troppo. Just check this out, check this out. Okay, then like this.
feeling inside the shoulders, sentire dentro le spalle tutta sta Okay, hold one back like this. And the other. And then very gentle twist. Facciamo una torsione piccola, non troppo. So very delicately, not doing too much. While we're still, perhaps our bodies are a bit cold still this morning. Scaldiamo le mani, let's warm our hands, rubbing our hands together. Ok, now we're talking. Ora sì che iniziamo bene, quindi mettiamo una mano sul petto, una sulla pancia, facciamo una mappa del respiro, dove sono le mani, oggi osserviamo, settimana prossima modifichiamo. So today we're just going to observe our breath how it is, next week we'll expand in these areas, ok? Importante anche imparare a solo osservare senza intervenire, so it's really important to just observe, learn to observe. Rather than interfere. So, how is our breath here? Come il respiro qui? Presente, assente, fluido, a scatti. Is the breath there? Is it not there? Is it fluid? Is it a little bit scatti? You know, Do they move together? Si muovono insieme le mani? O prima una, poi l'altra? La relazione tra la pancia e il petto? Qua, avevo imparato in modo un po' errato di respirare, che a volte la pancia va dentro quando il petto viene fuori. Osservare questa, dovrebbe essere tutte e due espandono quando inspiriamo. So we've learnt a not very healthy way of breathing, which is often our belly goes in as our chest comes out, and the idea is that we expand, everything expands with in-breath. So just check this out, osservarlo. Chiudiamo gli occhi un secondo, sentire meglio. So we're just going to close our eyes a second just to feel better. Tra una mano e l'altra scuotiamo, tra una posizione e l'altra scuotiamo le mani. So between one position of the hands and the other, we're just going to shake our hands out, because the hands absorb a lot of the tension in the body, and they free up the breathing. Le mani assorbono un sacco di tensione nel corpo, e le rilasciamo così. Mani sui fianchi, sulla parte morbida, so just above where it's hard. So we're going to put hands on the sides here. Poco sopra dove è un po' duro, ecco, ci vuole sempre un momento per contattare l'aria e poi osservare anche con gli occhi chiusi. So it takes a little while sometimes to connect with the area, close our eyes and just feel how our breath is there, looking how it is right and left, osservare come è destra e sinistra.
senza fare chissà cosa, comunque si espande, il respiro si calma. So without really doing too much, our breath anyway expands a bit more and becomes a bit more calm. So let's hold our arms out up a little higher on the ribs. Mettiamo le mani sulle costole. La stessa procedura. Prendiamo un momento di contattarlo e osservare. So just take a little moment just to observe, to connect the area, and then observe how the breathing is there. Shake hands, scuotiamo le mani. The hands on the back. On the back, high. Okay, stessa procedura, same, just the same proceedings. Contact the area, contattiamo l'aria e osserva il respiro. I'm just witnessing the breathing. Ok, bene. Sentire un po' gli effetti prima di continuare. So just listening to the effects a moment before we continue. Ok, so now one hand low. And one hand above. Mano basso, una mano alto. Le ultime due posizioni. These are the last two positions. So just observe how the breathing is here. Osserviamo come respiro qui. Se è troppo scomodo questa mano qua dietro, anziché il palmo, mettete il dorso della mano. So if it's too comfortable behind this one behind, rather than having the palm against your back, have the back of your hand. It shouldn't be uncomfortable. Non dovrebbe essere scomodo. E osservare. Ok. E
E l'ultimo, mano sotto il pavimento, mano sotto il pavimento pelvico e una mano sul basso addome. Trovate una posizione comoda che non vi schiacciate le dita. Fate position where you're not squashing your fingers. Maybe a little cushion underneath is good as well. Forse un cuscino sotto è buono anche. Siamo poco. Respirare qui. Ok, piano piano togli le mani, so take hands out, gently shake hands. Ancora un momento e ascoltare gli effetti, so just one more moment, just listening to the effects of this very simple, profound practice. This is a very, very profound, but very simple practice. È una pratica molto profonda, ma molto semplice. Di prana, di purna, pranayama, e comunque è purificare tutto il sistema. So it's a really it's a purging exercise from all the breathing defects. Sentite gli effetti. You can feel the effects, huh? But now we will continue. Ok, let's do this very gently. Piano piano facciamo così. Respirare in tutte le zone adesso che è stato svegliato, adesso consapevolmente apriamo il respiro. So now we're just gonna breathe in all the areas that we've woken up now. Very gently, eh? If it's too much, like this. Se è troppo, non scendete, scendete poco. Respirare. Breathing. Ok. Slowly the other side. Piano altro lato. Simple twist, torsione semplice, respirare in tutto quanto il corpo, so breathing in the whole of our body.
No, I didn't. Slowly coming back and on the other side. Try and find a comfortable position. Cerchiamo una posizione comoda. La testa allineata. The head is in line with the spine. Spine is direct. And breathe. E respiriamo. Ancora sentire gli effetti, permettiamo al respiro di esprimersi. So again, feeling effects, allowing the breath to express itself. E giù, ci rilassiamo giù. So gonna relax down. Back up halfway, ritorniamo a metà. Momento se ci gira la testa. Just a moment if our head feels a little bit dizzy. Ok, no. Ancora un secondo, just one more moment before we stand up. Prima che alziamo i piedi, facciamo qualche giro del ginocchio così. So let's just make a few knee rotations before we stand up. Hip. It's holding onto the knee, but we're moving a hip. Teniamo il ginocchio, ma ci muoviamo l'anca. Change. Okay, the other. And change.
That's good. Alziamo, ci sediamo. Ecco. Un po' di volte. Faccio vedere di lato, lasci sideways, come up and down. I use my arms to help me. Up. Up. Brilliant. Up. Up, stand up. And do the hip rotations. And change. Okay, hold on to the chair. Simple balance, just lift up one leg. Un equilibrio semplice, alzare solo una gamba. Stare molto presenti nel tutto il corpo, fino alle dita dei piedi, fino alle mani, alla testa. So really very aware and present in our body, from our tips to our toes to our fingers and our head. And change leg. Okay. Very gently. Facciamo piano piano questo qua. Successo? Something flashed up on my screen, I don't know what that was. No, we stand up still. Triangle, let's do it with arms, rotate our arms first. Giriamo il braccio. Ecco, tutte e due le gambe sono lunghe, both my legs are long. Okay, the other side. And just hold it. Teniamo una posizione con la mano sul fianco, guardare un po' in alto. So just holding a hand on the side and just looking up a little bit. And very gently the other side. Okay. The other side again, if you didn't do this, just up like this. Ecco. And the other side. Come back down to sitting. Just movement, gentle movement for the spine. Muoviamo la schiena così. Faccio vedere anche di lato. I'm just going to show you from side view. The back is use the hands, usiamo le mani per spingerci su un po'.
contrarie. Excellent. Inspirare su con un braccio, breathing with a arm up. And out. The other arm. And out. Tutti e due. And reverse. Almost finished, abbiamo quasi finito, facciamo un leone, so we're going to do the lion, so we breathe in, open the mouth, stick out the tongue, you can cross your eyes here, se riusciamo incrociamo gli occhi al centro delle sopracciglia. I'm not scaring you. Spero che non vi sto spaventando. Should be out. Do this out of the window, actually. Dovremmo fare questo fuori dalla finestra. Massaggiamo tutto quanto il corpo, si che massaggia un po' di fate anche qualche suono. Ora facciamo 7 om molto vibranti. So now we're gonna just do 7 ohms, really very resonant, and be feeling the vibration in the whole body.
Bene, piano piano apriamo gli occhi, se vuoi gently open eyes again. Se vede un tappeto, dopo che chiudiamo la sessione, magari mettetevi giù con le gambe sulla sedia, godetevi un bel rilassamento. So if you've got a yoga mat or something, and after this session just put a mat down, put the legs up, and just chill for 10 minutes. Abbiamo fatto un bel lavoro ieri sul abbracciare le incertezze. E continueremo a proporre cose simili. Domenica prossimo facciamo un lavoro, un gruppo di 2 ore su, come dire, seguire il proprio cuore, le proprie intuizioni, il proprio gusto, il proprio piacere, anziché, come dire, le cose che devo fare, no? Devo fare questo. Di uscire fuori un po' questo, perché è un po' stretto, ci costringe tantissimo. Non vuol dire non fare le cose, eh? So I just had a I just said about a workshop we had this weekend about embracing uncertainty, and we'll do another one about following our heart, our intuitions next weekend, but these will be in Italian. We will do something in English soon. So have an amazing day, passate una giornata meravigliosa, andate piano piano dopo questa sessione, perché comunque abbiamo fatto un certo lavoro di un certo spessore. Lunedì prossimo continuiamo con questo espandere il respiro, e grazie e buon 2021! So happy 2021! So yeah, ciao!